Allora, dove sta il video del Vateo? Eccolo qua. Fabio, ma anche Caressa, ragazzi, nuovo video. È da un po' che non droppava il Vate, guarda quanto è bello. Guarda quanto cazzo è bello il Vate. Indovina il calciatore dall'immagine. Play with Fabio. Giochiamo con Fabio. È un gioco ai limiti del psicologico. Qui i miei del team si sono esaltati. Adesso vi faccio vedere delle immagini, le vedo anch'io, non le ho viste. E dobbiamo cercare di capire l'associazione di idee con qualcuno del mondo del calcio. Vai, allora, cominciamo col primo. Vai. Esultanze e Batistuta. Alla fine. Vabbè, ma ci ha killato, manca il tempo di provarci. Ma che è? Aspetta, non devo spostare la gamba, ma no, non devo. Tanto voi l'avete già visto, pezzi di merda. Quindi voi sicuramente sarete tipo: ah, questa statua stranissima. Beh, è sicuramente quello. Come fai a non sapere? Ma che è sta statua poi? Ma che è Buddha? Ma non mi pare Buddha. È una statua. Mi viene in mente l'esultanza di Balotelli, quella davanti al pubblico così che faceva la statua. Non è Balotelli? Un'altra esultanza della statua? Chi la faceva? Faceva un'esultanza. Ibra, che però Ibra risultava più in maniera diversa. Cavani che faceva l'esultanza così. Ha giocato nel Palermo. Hanno giocato tanti nel Palermo. Faceva la statua. Ma straniero italiano. Ah, uno dei tre pelati. Bresciano, Marc Bresciano. Non me lo sarei mai ricordato, Marc Bresciano, ti dico la verità. Marc Bresciano, salutiamolo Marc, persona simpaticissima. Mi ricordo Montagne Verdi. Che cazzo vuoi da sta cam? Mettila in alto e la metto in alto, copri i punti. Eh no, però perché copri i punti? Poi mettila qui. No, perché copri Caressa. Porco Dio, qui. Prato, collina, collina. Ah, collina. Collina. No Collina. way. No way. Sono dei Adesso è una geni. battuta, non dico che si offende per Luigi. Berzot. Questa è proprio, credo che sia simile alla pipa che utilizzava Enzo Berzot. Non l'avrei mai Su Berzot preso. sono. Il sigaro. Ma è impossibile. Boh, se hanno preso una reference recente poi di Ancelotti. Però non ne ho idea. L'unica cosa che mi viene in Sigaro. mente. No, il sigaro mi viene in mente. Beh, mi viene in mente tante cose. Allora, il sigaro è una caratteristica. Non tutti lo ricorderanno, anzi, pochissimi. Jesus Hilly Hill. Questo però mi ricorda Marcello Lippi. Immagino che sia questa la vicinanza. Maradona. La mano di Dios. Maradona. E questo è. Diciamo che l'opera d'arte è abbastanza nota. Palacio. Vabbè, Divincodino, Roberto Baggio. Immagino. No? Ah, ma è un altro giocatore, cioè devo Dormi individuare il giocatore dal costantemente codino, se il Trenza. Questo piaci. era il famoso Trenza. Tra tutte le scelte estetiche dei calciatori, questa secondo me è nettamente la più brutta, il Trenza di Rodrigo Palacio. Mi dispiace, azia, la frangetta del fenomeno per me resta una delle cose più brutte della storia del calcio. Però c'ha senso, cioè l'ha fatta per un senso, cioè la roba è sensato quello che ha fatto. Però è brutta, fragica, porco Dio, cioè è veramente brutta, raga. Davids. Questi sono degli occhiali che sono passati alla. Forse non erano esattamente questi, però mi viene in mente Edgar Davids perché ebbe un problema agli occhi e fu il primo a giocare con degli occhiali. E tra l'altro questa forma un po', diciamo, alla Bonavox degli U2, che poi è la forma che io preferisco agli occhiali. Io quando posso me li metto sempre a fascia così. Ebbe Belli, un grande impulso proprio da quando Edgar Davids iniziò a utilizzare questi occhiali. Davids era un figo proprio, era proprio un figo. Truening. E con questi occhiali era ancora più figo perché sembrava una specie, non so, Perché non l'hanno più di usati? spia che giocava tra i calciatori. Perché non si è più messi nessuno sti occhiali effettivamente? Ma sono una hit, io ci giocherei subito. Oppure fai come Santo Massimino che ti metti la fascia Gucci. Le lenti a contatto. Vabbè, ma le lenti a contatto però non fanno sex appeal, sì. Cioè con queste effettivamente te da sex appeal. Vabbè, è Van Basten, dai. No. Scusa, allora aspetta, Edin Ercigno e Van Basten? Pure Ercigno, sono Ducigni. E allora Bate. E quindi è Marco Van Basten. Poi dopo Isso. fece un gol Dzeko in una partita a Torino, Isso. mi sembra, e Trevisani disse anche di Dzeko che era il cigno Ercigno te bosniaco, il cigno di sarà Sarajevo. lievo. Si disse che era il cigno di Sarajevo. Io su Twitter.
Questo che cazzo è? Ma che è ste elicottero? Montella! Un aeroplano piccolo, quindi è un aeroplanino. Sarà Vincenzo Montella, immagino. Nice. Che era chiamato l'aeroplanino perché festeggiava giusto così Vincenzo. L'elicottero. L'aeroplanino Vincenzo. Io ho un problema. Montella, io chiamo tutto Vincenzo. Elicottero, zio. Non ricordo che giocatore. Io chiamo qualsiasi cosa che vuole elicottero. Il coccodrillo. Vabbè, Brozovic. Allora, la dentatura potrebbe ricordare Suarez. Sì, grazie di nove. Allora, il coccodrillo è quello che fanno adesso quando si mettono dietro la barriera. A me mi è rimasta ancora qua una volta che ho visto Messi fare il coccodrillo. Potete fare tutto, ma ci sono delle cose che non si devono toccare. Messi non può fare il coccodrillo. Messi non si può sdraiare per terra. Messi deve giocare in piedi, perché è Messi. E a Messi il coccodrillo non glielo chiedi. Messi. Ah no, non mi ricordo che sei il primo a fare il coccodrillo. Brozovic è stato prima a fare il coccodrillo. Brozovic non me lo ricordavo, mi ricordavo Epic Brozovic, ma non mi ricordavo che fu il primo a fare il coccodrillo. Alberto Gilardino. Alberto Gilardino risultava sempre col violino. Haaland. Non lo so perché l'esultanza mi fa venire in mente Shrek, ma questa tipo è questa, non è una roba buddista, piangi. Questa potrebbe essere pure Baggio, eh. Piccolo Buddha, grande Buddha. Questo è un grande Buddha. Beh, Buddha mi riporta sicuramente a Roberto Baggio come idea. È stato forse quello. Lui è buddista Soga Kakai, se non sbaglio. Ha questa Baggio filosofia orientale, diciamo, in Italia attualmente mantenendo film, sempre. Raga. Una foglia secca. Una foglia secca. A foglia morta, Pirlo. Qui c'è una foglia. Foglia. Foglia morta, però no. Ah, la foglia morta, qui non ci arrivavo. Foglia morta. Vabbè, la foglia morta, il primo è stato il mio amico Mariolino Corso a fare la foglia morta. Con questa sua vocina, Mariolino. Ed è stato quello che ha inventato il calcio di punizione, che chiamava una foglia morta proprio perché si abbassava, girava Mario la barriera. Corso. Fu il primo a incontrare il pallone in quella maniera. Ma che scherzo. Ermuro, Walter Samuel. Wall. Walter o Walter Samuel, che fu ribattezzato così dai tifosi della Roma. Agile. Secondo me, come difensore puro, uno dei difensori più forti di tutti i tempi, sia alla Roma che all'Inter. Matrix, Neo. Boh. Matrix, e quindi Materazzi, di cui ovviamente ricordi meravigliosi tutta la carriera. Meme di quella allo stadio. Tra l'altro conoscevo molto bene, ho conosciuto molto bene anche il papà. Ma porco, lo dico zio, sempre, era ma la testa lì al cerchio, una grande emozione, con quella sensazione. Ma che è una lince? Ma che cazzo d'animale è? Ah, è un puma. Ma dai, Emerson. Dunque, il puma era Emerson. Altro giocatore che magari i più giovani non hanno conosciuto, non se lo ricordano. Un Condor. Gianmarco Tocco. Condor era Agostini, l'attaccante. È un avvoltoio. Allora, non è un avvoltoio? L'avvoltoio, un altro proprio della mia epoca. Emilio Butragueño. Anche qui, molti di voi non lo ricordano. Butragueño portava al 7, è stato il primo. Ci sono stati tanti 7 importanti, però. E era una punta strana, un attaccante alla Inzaghi, diciamo, tanto per darvi un'idea. Super Mario Basler! Io dico Mario Basler, poi Super Mario c'è anche Balotelli, ce ne sono stati tanti. José Mourinho. Mi ricorda tanto Mourinho. Perché quel gesto. Mourinho che fa il segno delle manette. Io sono un murignano, ragazzi, quindi a me. E Fabio, se mi stai a sentire. Allora, uno, diglielo a Di Canio. Due, ma perché Di Canio sta ancora a lavorare lì? Cioè, questa è una domanda che proprio io voglio una risposta onesta. Cioè, perché Di Canio riesce a lavorare? Questa è la risposta. Cioè, perché Di Canio sta lì a fare l'opinionista, porco zio? Perché? Questa è una domanda importante a cui io voglio. Ho bisogno di avere una risposta, sì. Per forza. Come ha fatto Mourinho con la Roma? All'inizio tutti glielo criticavano, anche io, devo dire la verità. Perché lui attaccava i giocatori. Ha funzionato o non ha funzionato? Alla fine? Ah sì, ma che criticava Mourinho per il. Cioè, allora, io le uniche persone a cui ho sentito rompe il cazzo per. Ma non si trattano così i giocatori della propria squadra? Ah, erano letteralmente persone non romaniste. Tutti i romanisti erano. Bravo Murì, fai bene, fagli tirare fuori le palle a questi. Bravo Murì, fagli vedere come si fa. Perché tanto alla fine, cioè, chi non guardava, chi non sa, non giudicava semplicemente dall'atteggiamento. Ma è un atteggiamento completamente giusto, sì. Cioè, un atteggiamento completamente giusto che alcune persone, cioè.
meritano quell'atteggiamento, ma non per essere almeno stimolati, zio porco. Almeno stimolati, minimo. Chi è che ha fatto male? Mourinho? Mourinho ha fatto male? Ha portato una coppa a Roma dopo 13 anni? O siete laziali o non si spiega. O siete laziali o non si spiega. Coppa, tra virgolette. Eccolo. A me dispiace che l'abbia vinta la Roma, perché effettivamente è una coppa che fa bene al ranking italiano. E mi dispiace che la vostra squadra poi ne possa effettivamente trarre uso anche da una coppa. Questa è una cosa che mi dispiace. Cioè, non capisco perché il ranking dovrebbe essere italiano. Non può essere un ranking the club. Sarebbe molto meglio se fosse un ranking the club, sì. Ma senza ranking la Roma come c'entrava in conference? Ma infatti tu vatta a vedere quali sono le squadre italiane che hanno portato di più al ranking in UEFA. Vatta a vedere squadre italiane che so. Vatta a vedere quali sono le squadre italiane che hanno più ranking in UEFA. La Juventus e poi la Roma. Punto. Cioè, perché a noi non ce ne frega un cazzo. Noi siamo semplicemente felici. Noi festeggiamo la nostra squadra quando vince, quando perde. Cioè, io penso che... Allora, a parte che questa, ragazzi, io l'ho detto mille volte, non è la Champions League, non è l'Europa League, sicuramente è la coppa meno importante europea che c'è, è appena nata, sti cazzi, te la porti a casa, sei contento, certo, cioè, l'avesse vinta la squadra vostra, non festeggiavate? Io penso che in una prospettiva come, soprattutto se sei la Roma, se siamo noi romanisti che non vincevamo un trofeo da 13 anni, certo sì che la festeggiamo, ovvio che la festeggiamo. L'avesse vinta la Lazio, sarebbe stata la stessa identica cosa, quindi io non capisco uno e laziali che rompono il cazzo, perché avrebbero fatto la stessa identica cosa. Pensaci, i romanisti avrebbero fatto lo stesso con i laziali se fosse successo il contrario. Boh, probabilmente sì, probabilmente sì. Torniamo a vedervi. Capitan futuro, zio. Capitan futuro, Daniele De Rossi. Questo è Chiellini forse che ci ha stato tatuato. Beh, sarà un difensore, immagino. Goicoechea, che rompe la caviglia a Maradona. No, non me lo ricordo. No, è De Rossi. Ah, il tatuaggio di Daniele, come no? Questo è il tatuaggio di Daniele. Vabbè, qui andiamo da un capitano all'altro, perché... Non lo dico, dai. Il cucchiaio... Manco lo devo adesso dire, vi faccio ridere. Il cucchiaio è Panenka, che è quello che ha battuto per primo rigore così. No, il cucchiaio è... Il cucchiaio è Totti. Ma che è la sedia? Lloris. Ugo Lloris, ragazzi, il mio portiere. Mi piace che avete scritto tutti gli ori. Ah, la sedia! Però non era così, era di plastica la sedia. Lo ricordo con grande piacere, Emiliano Mondonico, che alzò la sedia nella famosa finale di Europa League. Bel video, zio.